Come cambia la disciplina dei tirocini formativi dopo l'entrata in vigore della legge regionale numero 23 del 5 agosto 2013? Se ne è discusso questa mattina nel convegno promosso dalla provincia di Barletta Andrea Trani presso l'auditorium della sua sede tranese in via De Gemmis. L'incontro, aperto dai saluti del presidente Francesco Ventola e dell'assessore alle politiche del lavoro Giovanni Patruno, ha visto alternarsi gli interventi dell'ispettore del lavoro della direzione regionale lavoro di Bari Renzo Lacosta, del presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro della BAT Angela Lusito e del docente di diritto del lavoro comunitario ed internazionale presso l'Università degli Studi Marcuni di Roma, Giulio D'Imperio, mentre le conclusioni sono state affidate al funzionario del settore politiche del lavoro della Regione Puglia, Elena Pietanza. Ad illustrare cosa cambia rispetto al passato per ciò che riguarda la durata del tirocinio e l'impegno orario del tirocinante, l'indennità di partecipazione e gli incentivi all'assunzione, è stato chiamato invece Angelo Silvestri di Italia Lavoro S.p.A., la società di diretta emanazione del Ministero del Lavoro che si occupa di sviluppo occupazionale su tutto il territorio nazionale. Il legislatore è intervenuto con delle linee guida, in particolare il tirocinio non può andare oltre 6 mesi, non può essere rinnovato per ancora altri 6 mesi, ma soprattutto da parte dell'impresa c'è un'assunzione di responsabilità perché in qualche modo viene pagato. C'è un minimo che dà lo Stato nelle linee guida che è di 300 euro e la Regione Puglia indicativamente farà dare al tirocinante 400 euro mensili. Allo stato attuale non ci sono degli incentivi specifici per la trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro. In ogni caso la Regione Puglia è sempre stata molto, diciamo, sensibile a questo tipo di problemi e quindi sicuramente si troveranno dei fondi derivanti dal Fondo Sociale Europeo che possono essere utilizzati appunto per incentivare l'assunzione dei tirocinanti. La provincia BAT, particolarmente attiva nel settore delle politiche del lavoro e della formazione professionale, presta ovviamente grande attenzione all'evolversi della normativa sui tirocini formativi, con l'obiettivo di favorire in misura sempre maggiore l'inserimento dei giovani e delle categorie socialmente più svantaggiate all'interno del mondo del lavoro. Stiamo lavorando soprattutto su un target giovani e su un target donne, per il rientro nel mondo del lavoro delle donne dopo l'impegno familiare, dopo una gravidanza, per l'inserimento dei tanti giovani laureati e non laureati che hanno difficoltà a trovare impiego sul lavoro. Quindi partendo dai tirocini, come è stato detto, approfondiremo il 26 settembre per l'accesso al bando NET che permette finanziamento gratuito di tirocini sulle imprese del territorio, nuovi contratti di apprendistato su cui abbiamo momenti di approfondimento a breve e siamo per finanziare il nuovo progetto COF, Centro di Occupabilità Femminile, 4 eventi sul territorio in cui promuoveremo le attività e quindi tutto l'inserimento lavorativo che sarà possibile sia per il mondo imprenditoriale che lavoro dipendente femminile. Nel frattempo abbiamo in cantiere numerosi corsi di formazione con quote di riserva per gli infra 35 e il 50% di quota di riserva per le donne che permettono non solo di creare politiche formative vere e proprie ma coniugare la politica formativa con la politica di inserimento lavorativo. Ogni percorso formativo prevede al termine della parte d'aula da 3 a 6 mesi di inserimento in azienda.